Bene, bene, buonasera a tutti. Sono davvero molto contenta di vedervi così numerosi a questa prima serata che apre questa rassegna Parole Controtempo. Una rassegna che abbiamo voluto dedicare alle parole e ai concetti che abitano il nostro presente. Voi vi chiederete, ma allora perché controtempo? Perché abbiamo scelto queste parole che di fatto riteniamo eterne nella nostra vita, ma a volte abbiamo lasciato un po' velate, a volte le abbiamo dimenticate, a volte ancora le abusiamo nella nostra vita. E allora abbiamo deciso di fare questo viaggio insieme a quattro grandi pensatori e pensatrici che ci riportano un po' alle origini di queste parole, di questi concetti che dopo tutto noi sentiamo veramente vicini nella nostra vita quotidiana. Parole Controtempo è una rassegna curata e ideata dalla Chiave di Sofia, che qui rappresento questa sera, una rassegna nata anche in collaborazione con il Comune di Pieve di Soligo, e a tal proposito chiamerei qui con me Luisa Cigagni, assessore alla cultura della città di Pieve di Soligo. All'interno del progetto La Biblioteca Dappertutto, appunto curato dalla Biblioteca Comunale di Pieve di Soligo, e soprattutto grazie anche al contributo di Generali Italia, Agenzia di Conegliano, Corso Mazzini, e qui con me chiamerei Lisa Tognon, agente appunto dell'Agenzia di Conegliano. Lascerei la parola a fare gli onori di casa a te, Luisa, che come sempre ci fai sentire a casa. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti. All'interno del progetto La Biblioteca Dappertutto, che ha avuto un finanziamento da parte del Ministero della Cultura ancora lo scorso anno, ci sembrava giusto parlare di ecologia, perché appunto il tema sono le api, l'importanza di questo insetto per la biodiversità e per l'equilibrio del sistema appunto naturale, parlare anche di ecologia delle parole. E dove farlo se non nel luogo dove le parole sono custodite, che è appunto la biblioteca. Abbiamo chiesto quindi alla Chiave di Sofia di darci una mano a costruire questo percorso di riflessione appunto sulle parole. Abbiamo davvero bisogno di ragionare sul significato delle parole, sull'uso delle parole, e quindi di praticare anche un'ecologia delle parole che vada a riscoprire il vero significato, il senso di quello che noi diciamo. L'essere umano si contraddistingue per l'uso della parola. Quando parliamo degli animali diciamo gli manca solo la parola, e quindi davvero era importante fare questo percorso insieme. Sono sicura che grazie alle persone che abbiamo invitato, a questi pensatori e pensatrici, sarà davvero emozionante tornare a capire il senso profondo appunto di queste parole che abbiamo scelto. Ringrazio la Chiave di Sofia per il prezioso lavoro che fa sempre accompagnandoci nei nostri cantieri culturali, e Assicurazioni Generali per la sensibilità e per il sostegno che ci ha dato. Buona serata, e tu chiamale se vuoi emozioni questa sera. E un grazie a Ilaria Gaspari, che è la nostra prima pensatrice. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Vi do il benvenuto anche da nome dell'Agenzia Generale di Conegliano Mazzini. Per noi è un piacere sostenere iniziative di questo tipo che portano valore al nostro territorio. Le parole scelte, tra l'altro, sono quattro parole molto importanti, il cui significato va riscoperto soprattutto ai giorni nostri. E quindi grazie per questa organizzazione di questa rassegna, grazie a Luisa e ad Elena, e quindi buona serata a tutti. Grazie, grazie. Aggiungo solamente una cosa, che Parole Controtempo nasce dal nostro obiettivo come Chiave di Sofia di portare al centro della vita quotidiana la filosofia, mostrando come questa materia, che a volte riteniamo astratta, inutile o riservata a chissà quale elite accademica, in realtà permea costantemente la nostra vita, la vita quotidiana. E come ci ricorda anche Aristotele, ogni uomo e donna è naturalmente portato ad essere filosofo, e quindi l'invito un po' a fare questo viaggio in queste parole che abbiamo scelto per quest'anno, con la meraviglia che accompagna da sempre la filosofia, per riscoprire un po' se stessi, ma anche e soprattutto il rapporto con gli altri. Non aggiungerei altro se non lascerei il via a questa prima parola che apre la rassegna Parole Controtempo. A voi la parola emozioni, con la lettura di Fabio Dalla Zuanna. Mi c'è voluto molto tempo per comprendere che essere emotivi non significa essere instabili, squilibrati.
solamente essere vivi, aperti, vulnerabili all'esperienza del mondo. Sulle emozioni vige un bando ambiguo. Da una parte sono scoraggiate perché segno di debolezza, perché vergognose, perché aprono uno squarcio che forse somiglia troppo a una ferita sulla vita più profonda di chi le prova. Dall'altra le si ostenta con sapiente esibizionismo, come medaglie, per la curiosità malandrina di chi guarda. Per molti uomini è ancora disdicevole mostrarsi in lacrime o turbati, ammettere che la vita li sconvolge, li contraria, li ribalta, anche se succede a tutti. Per molte donne, il fatto di essere considerate emotive, dunque instabili, è un furto continuo di autorevolezza. Sul lavoro, in politica, nella vita. E anche quando la retorica dell'emotività e dell'empatia le investe e santifica, l'emozione continua a essere vista come un tratto in fondo vittimistico, che sminuisce non solo chi la prova, ma l'emozione stessa. Quante volte reprimiamo qualcosa perché ci vergogniamo dello sguardo degli altri? O perché non ci sentiamo in diritto di sentire quello che sentiamo? Capita persino che, per senso di colpa, neghiamo a noi stessi di aver provato alcunché. Questo perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, diseducati al discorso emotivo. Ma anche il timore di apparire vulnerabili, anche la vergogna di lasciare emergere quello che sentiamo, l'invidia per chi sembra riuscirci con più facilità, sono a loro volta emozioni. E così succede che, per non esserci fidati in prima battuta di quello che sentivamo, ci troviamo prigionieri di un impasse. Da quel che abbiamo represso è nato qualcos'altro, qualcosa di più forte e tenace, che ci può ora sì dominare. Vergogna, paura, passioni tristi, insidiose, perché ci costringono ad avvitarci su noi stessi, ci allontanano dagli altri, ci impediscono di fare progressi, di conoscerci in profondità, che è la condizione essenziale per poter sperare di essere felici. Tanto vale allora provare a conoscerle, le nostre emozioni e quelle degli altri, pure quelle tristi, per evitare che ci imprigionino e ci ricattino. Tanto vale provarci a uscire da uno stato di analfabetismo emotivo che genera incomprensione e qualche volta addirittura violenza. Certo, poi per ognuno di noi la meraviglia, l'amore, l'odio, il desiderio, la gioia e la tristezza hanno un volto diverso. Vogliono insomma dire qualcosa di segreto, legato all'esperienza che associa un ricordo, un profumo, una persona, un episodio, una peculiare traccia nella memoria a ciascuna di queste parole. Ma sono emozioni che proviamo tutti, i forti e i deboli, i fortunati e gli sfortunati, gli allegri e i malinconici, tanto è vero che per quanto abbiano per noi un significato personale, privato, spesso al limite dell'ineffabile, le sappiamo riconoscere anche nel momento in cui le manifestano gli altri. Le emozioni che proviamo ci rendono umani, ma per evitare che diventino passioni tristi bisogna che ci fidiamo di quel che ci dicono, di noi stessi, ma anche degli altri. L'alfabeto delle emozioni, che è scritto nelle espressioni del viso, lo impariamo abituandoci a vederci in chi ci è vicino. Queste ancestrali reazioni fisiche, con la loro eredità evolutiva e la loro componente biologica, risentono però anche dei processi interni alla mente inconscia, dell'esperienza più puramente soggettiva.
ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia, fatta anche di tutte le persone che l'hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. La storia delle emozioni, delle loro metamorfosi e della loro vita segreta è legata non solo alla filosofia, che l'ha indagata costruendo paradigmi di osservazione e di studio, dove cresce la possibilità della filosofia, che ci permette di decifrarci. Cresce anche la letteratura, che ci dà gli strumenti per raccontarci in quanto esseri umani. Questo è un viaggio emotivo per tappe. Ogni tappa, ricostruendo le vicende delle parole con cui diciamo quello che proviamo, per ricordarci che nessuna emozione è buona o cattiva in assoluto, si cimenta nella recollection in tranquility, nel rivivere emozioni nel ricordo, abbozzando lo schizzo di un autoritratto, frammentario, composito, imperfetto. Perché nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti. E riconoscerci emotivi significa proprio prendere coscienza di non essere autosufficienti, del fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani. E a questo punto direi di chiamare, di fare un grandissimo applauso a Ilaria Gaspari, che inviterei qui con me sul palco. Tu non rimani un po' sorpresa di vedere così tanta gente quando parliamo di filosofia? Sì, siete tanti. Fra l'altro parliamo di filosofia in una serata di tempo, insomma, un po' inclemente. Infatti ne approfitto per scusarmi del mio abbigliamento casual. Mi ero portata un bel vestito, sapendo che saremmo stati in una situazione, appunto, non immaginavo così bello il palco, però sapevo che, insomma, sei stata su un palco, ma poi avevo troppo freddo e scusatemi, sono dovuta venire coi jeans. Noi oggi siamo contenti perché finalmente è arrivata la neve, il freddo. No, quindi... ma infatti è bellissima l'aria di neve che c'è. Grazie di essere qui, grazie di aver sfidato le intemperie e grazie dell'invito. Grazie a te, Ilaria, perché siamo molto contenti in realtà di aprire con te questa rassegna con questa parola emozioni. Giusto per dare due note biografiche su chi sei e presentarti al nostro pubblico, tu ovviamente hai studiato filosofia alla Normale di Pisa, ti sei dottorata alla Sorbona di Parigi e hai scritto diversi libri. Volevo citare solamente il primo perché è Etica dell'acquario per Voland e poi hai proseguito questo tuo percorso con Ragioni e sentimenti, Lezioni di felicità e poi sei approdata con questo libro straordinario, Vita segreta delle emozioni per Einaudi, che di fatto un po' ci ha aperto questi mondi, un po' sul pensiero, come piace a noi fare la filosofia che entra nella vita quotidiana, è proprio materia che possiamo vivere ogni giorno. E allora volevo partire soprattutto da quello che abbiamo sentito da Fabio, cioè questo nostro rapporto un po' duale nei confronti delle emozioni. Da un lato le ostentiamo, le esageriamo, quindi nella nostra vita abbiamo questa sorta di esibizionismo, dall'altro però abbiamo ancora a volte paura di sentirle, quindi magari quando vediamo l'uomo piangere ci sorprendiamo, oppure abbiamo un po' paura anche a mostrarci così emotivi. Allora volevo capire con te perché abbiamo questo tipo di rapporto nei confronti delle emozioni e soprattutto che cos'è un'emozione. Giusto allora, per parlare di parole e di grammatica. Certo, sì, è una parola appunto importante, no? Nel senso che partire forse da cos'è un'emozione ci aiuta anche forse a capire perché ci spaventa così tanto. Ne approfitto anche per ringraziare Fabio per la bellissima lettura, è stato veramente bello ascoltarti. Allora, intanto la parola emozione è una parola che è relativamente nuova e questo secondo me c'entra con l'ambivalenza del nostro rapporto con le emozioni, nel senso che quelle che noi oggi chiamiamo emozioni, diciamo sono un paio di secoli che si usa questa parola in questa accezione, sono state chiamate per molto tempo prima con parole, almeno appunto nel lessico, diciamo, della filosofia occidentale quantomeno, con parole legate al lessico della passività, no? La passione,
il pathos greco, cioè l'idea di una situazione appunto in cui si sente qualcosa che ci mette in una condizione di passività rispetto a quello che arriva dal corpo sostanzialmente. La parola emozioni si impone a partire dal XIX secolo in due contesti complementari. Uno è il contesto della poesia. Il contesto della poesia perché appunto grazie al romanticismo inglese in particolare e a William Wordsworth si inizia a usare questa parola anche in ambito poetico ed è una parola che viene dal francese antico, solo che nel francese antico la parola émotion significava una specie di tremito, un tremolio sostanzialmente, veniva usata proprio per indicare l'aspetto fisico dell'oscillazione, insomma, diciamo il turbamento. Come può essere di uno stagno se ci lanciamo dentro un sasso, no? Quindi un fenomeno prettamente fisico. Wordsworth invece inizia a usare questa parola in riferimento a quello che sentiamo, tant'è vero che lui definisce addirittura la poesia stessa come una emozione rivissuta nella tranquillità, an emotion recollected in tranquility, che è una definizione importante perché ci dà l'idea che in realtà l'emozione quando la viviamo la prima volta non è in uno stato di tranquillità, no? Infatti quando ci emozioniamo appunto sentiamo questo turbamento, poi ci possiamo tornare a quel tremito del cuore appunto in tranquillity e in quel momento appunto l'emozione diventa poesia perché si trasforma in sentimento, quindi in qualcosa che riviviamo privatamente e senza lo stimolo esterno che ci provoca l'emozione, ma senza anche l'altra faccia dell'emozione che appunto è quella che si riflette nell'altro settore, nell'altra area semantica in cui si impone appunto sempre nel XIX secolo ma un po' più in là la parola emotion, sempre nella lingua inglese, grazie a Charles Darwin, che scrive una ricerca monumentale sulla espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, che ci ricorda l'aspetto biologico dell'emozione e ci ricorda anche che in realtà appunto forse il titolo più corretto potrebbe essere nell'uomo e negli altri animali, perché in realtà appunto noi siamo, prima lo diceva Luisa, è vero che noi pensiamo che agli altri animali manchi la parola, forse gli manca la parola della nostra lingua, del nostro modo di articolarla, questo sicuramente, però è vero che ci accomuna il linguaggio emotivo agli altri animali, perché nasce dalla stessa esigenza, che è l'esigenza di conservare la specie sostanzialmente. Noi proviamo emozioni e le manifestiamo così come le manifestano gli altri animali e le manifestiamo in una maniera riconoscibile. Questa secondo me è una cosa molto affascinante, no, del discorso sulle emozioni, che comunque è un'espressione, non so, di rabbia o di disgusto, noi impariamo a riconoscerla nella primissima infanzia, dai neonati, no? Ed è una cosa che appunto ci riporta alla nostra condizione di vulnerabilità in quanto viventi e ci porta anche a riflettere e a considerare il fatto che appunto le emozioni ci proteggono. Pensate anche alle emozioni che sono sgradevoli da provare. Penso per esempio alla paura o al disgusto, appunto, no? Che fanno parte, secondo tutte le classificazioni, sapete ci sono varie ipotesi di classificazione delle emozioni perché è un tema molto complesso, però diciamo si è raggiunta una concordanza sul fatto che ci siano alcune emozioni che sono primarie, nel senso che universalmente le si esprime più o meno allo stesso modo. E sono anche legate alla sussistenza proprio, esatto, dell'individuo, no? Esatto, quindi la paura, che è una di queste emozioni, o il disgusto, sono delle emozioni che servono a proteggerci, perché il disgusto, sì, noi lo associamo a qualcosa che non ci piace, però a livello ancestrale è un'emozione che è la risposta, per esempio, a un gusto di qualcosa che potrebbe avvelenarci. No? E quindi noi comunichiamo immediatamente, diciamo, c'è un aspetto anche molto somatico dell'emozione, cioè non so se avete mai provato, non so, ad arrossire perché per qualcosa vi ha fatto arrossire, qualcuno vi dice ah, ma stai arrossendo, voi arrossite ancora di più, è incontrollabile il sintomo fisico dell'emozione. Ecco, il disgusto appunto è una di quelle emozioni che ti deformano i muscoli del viso in un modo tale
che comunichi immediatamente. Ovviamente uno può essere più o meno educato, se davanti alla persona che ha cucinato la cosa che gli ispira disgusto si può trattenere, però ecco, diciamo, a livello proprio immediato c'è questo aspetto di comunicazione diretta. E vengo alla tua domanda, che è una domanda molto bella e molto complessa. Secondo me, appunto, oggi ci siamo intanto molto allontanati, questo secondo me ce l'ha ricordato in maniera molto violenta anche la pandemia, cioè il fatto che la pandemia è stata un'esperienza, ce ne parlo ormai al passato perché secondo me, come dire, siamo adesso nella fase in cui la dobbiamo elaborare, però è stata un'esperienza collettiva, traumatica, che ci ha riportato sotto gli occhi, infatti adesso nessuno ne vuole parlare, non vi preoccupate, non vi tedierò sul tema della pandemia, però è vero che è un'esperienza che abbiamo vissuto collettivamente e che ci ha riportati a riconsiderare la nostra vulnerabilità, anche appunto organiche e di un organismo collettivo che noi siamo, cioè il fatto che comunque uno che si ammala contagia un altro che contagia un altro. Se vi ricordate quella primissima fase in cui non si capiva bene cosa sarebbe successo, è stato un momento di panico diffuso, molte persone hanno riportato delle conseguenze traumatiche che tuttora sono da elaborare, perché effettivamente ha riportato il discorso, ha riacceso la luce sul fatto che siamo vulnerabili anche collettivamente. Lo sapevamo già, certo, ma questa cosa ce l'ha ricordato in una maniera molto violenta. Quindi, da un lato, appunto, le emozioni ci ricordano qualcosa che tentiamo in tutti i modi di rimuovere, e appunto il fatto che abbiamo fatto così fatica ad accettarlo anche in questa esperienza traumatica, secondo me ha a che fare con un discorso appunto che molti filosofi fanno da decenni sul fatto che noi stiamo piano piano rimuovendo la morte dal quadro dell'esperienza, no? Sta diventando sempre più un tabù. Il sesso non è più un tabù, la morte è il nuovo sesso a livello di tabù sociale proprio e culturale. Quindi questa cosa, la nostra società, la nostra diciamo anche tutto un indotto di consumi culturali che ci spingono a mostrarci in un certo modo, ci spingono a rimuovere questo aspetto di vulnerabilità. Questa è una prima cosa. La seconda cosa è che in realtà però noi abbiamo delle vetrine per le nostre emozioni, che sono i social. E quindi, diciamo, da un lato non si è mai parlato tanto di emozioni quanto come ora, insomma, non si sono mai ostentate così tanto forse quanto ora, perché effettivamente noi abbiamo degli strumenti per rappresentarci anche emotivamente. Pensate soltanto, non so, alle lacrime degli influencer, sono un fenomeno diffusissimo, no? Mostrarsi emozionati, mettere in scena un'emozione è una cosa che ci può servire a far cosa, e questo ci inducono a pensarlo i social, perché funzionano così, a ottenere approvazione. Questa cosa fa sì che noi appunto delle emozioni intanto sentiamo sempre come più estranea quella parte appunto di spiacevolezza che appartiene alle emozioni, che in realtà servono a proteggerci ma che rifiutiamo sempre di più. Abbiamo paura di essere traumatizzati da questo e da quello, no? Ci sono trigger warning da tutte le parti perché c'è questo rischio, no? Di essere troppo stimolati da qualcosa che ci mette nella condizione di sentire qualcosa di spiacevole. E a questo si accosta appunto una possibilità, perché è una possibilità, non è un obbligo, però ovviamente è una possibilità indotta con molta forza di autorappresentarci in un modo in cui noi possiamo controllare appunto la quantità di approvazione che riceviamo. E quindi, diciamo, siamo spinti a inscenare una ostentazione dell'emozione che toglie all'emozione però un tratto essenziale, tanto quanto quello dell'esprimere vulnerabilità, ovvero la spontaneità. L'emozione ostentata è un'emozione che non è falsa, però non è autentica. E su questo mi viene in mente ancora l'importanza del legame che hanno le emozioni con il corpo, questa parte somatica di linguaggio. Sì. Quindi forse anche il fatto che ostentiamo o nascondiamo, in realtà forse il corpo a volte non riesce a ragionare e a muoversi con questi estremi, no? Quindi c'è un senso di verità in questa relazione tra emozioni e corpo che mi piace raccogliere e rendere molto più forte. Tra l'altro il tema del corpo anche in filosofia è stato ampiamente discusso, solamente troppo tardi, perché del Novecento è stato un tema cardine, diciamo, della filosofia più recente. E tornando sempre alle parole e alla grammatica base, visto che parliamo di parole, molto spesso parliamo di emozione, sentimento, quasi addirittura rendendoli intercambiabili. Allora volevo chiederci se ci puoi aiutare a porre una differenza, se esiste netta tra ciò che è emozione e ciò che invece è sentimento.
Sì, assolutamente. E la differenza sta proprio nel legame col corpo che tu citavi, che appunto è un tema importantissimo, anche quello, appunto, come dicevi tu, è una scoperta relativamente recente della filosofia. Ed è anche qualcosa che già il nostro tempo tende un po' a quasi a rimuovere, secondo me, dalla riflessione, nel senso che si è già, oggi siamo più orientati a considerare il corpo più che come luogo dell'esperienza, come un luogo di autorappresentazione o comunque come il luogo di qualcosa che mostriamo prima che di qualcosa che viviamo. Siamo. E questa è una cosa, secondo me, anche molto interessante, cioè non lo dico in termini moralistici, cioè penso che le trasformazioni dei concetti filosofici contengano sempre appunto degli aspetti estremamente interessanti che ci dicono anche qualcosa forse della direzione in cui stiamo andando, ci esortano a fare attenzione magari a certe derive che ci rendono un po' più passivi, un po' meno critici, però secondo me appunto sono sempre molto interessanti, quindi appunto questo tema è molto importante, ma appunto rispetto a questo si snoda la differenza fra l'emozione e il sentimento. Spessissimo vengono usati come sinonimi in maniera, diciamo, leggermente impropria. La differenza sostanzialmente è proprio il fatto che l'emozione è bifronte, è anfibia, cioè ha un aspetto, se pensate a un'emozione, non so che emozione state provando adesso, se qualcuno vuole dire un'emozione che sta sentendo, giusto per avere un esempio portato a mano. Non è accettato il disgusto, quindi... Ah, va bene anche il disgusto, se mi dispiacerebbe, però se qualcuno sta provando un'emozione... Interesse, perfetto. Beh, diciamo che la fenomenologia fisica dell'interesse è lieve, ma c'è, nel senso che lei prova interesse, quindi si sta disponendo all'ascolto. Il suo corpo è disposto all'ascolto e lei mentalmente, diciamo, a livello psichico, a livello psicologico, si sta rendendo conto che sta ascoltando qualcosa, che sta seguendo il filo logico, un logos, no? Un discorso, una parola, un ragionamento che la sta portando da qualche parte. C'è un aspetto, quindi, in ogni emozione che noi sentiamo, ma pensate per esempio anche appunto sì, la paura, per esempio, è un esempio ottimo. La paura, noi possiamo aver paura di qualcosa anche se in qualche modo la minaccia non è del tutto presente, se l'abbiamo evocata soltanto a livello di racconto, no? Guardiamo un film di paura, leggiamo un libro di paura, le parole riescono a portarci nella condizione di farci paura, perché magari rispondono a dei condizionamenti culturali che ci mettono nella postura della paura. Ma quando noi abbiamo paura, non so se è capitato anche a voi, magari state guardando un film dell'orrore, nel momento in cui c'è il mostro che salta fuori o quella classica scena che a me, su di me ha sempre effetto, di uno che si guarda allo specchio mentre si lava i denti spensierato e poi compare qualcuno nello specchio alle sue spalle, cosa fate? Io urlo, salto, ho la pelle d'oca, il sintomo fisico fa parte dell'emozione. Diciamo, quindi nella emozione ci sono le due cose, cioè c'è l'aspetto legato appunto anche all'uso delle parole, no? Anche al modo in cui noi siamo abituati a raccontarle, ma anche soprattutto appunto all'aspetto psicologico, e poi c'è l'aspetto della sintomatologia fisica. Il corpo è coinvolto. Nel sentimento il corpo non è coinvolto. Oppure, se è coinvolto, lo è in maniera più indiretta. Questa è sostanzialmente, diciamo, la differenza più eclatante. E tanto che appunto il sentimento è qualcosa di molto più duraturo. L'emozione è una reazione istantanea. Il sentimento è qualcosa che noi coltiviamo. Per esempio, l'amore non è un'emozione, ma è un sentimento. L'innamoramento può essere un'emozione, quel cosiddetto colpo di fulmine. Il desiderio è un'emozione, ma perché appunto si realizza nel momento in cui noi sentiamo uno slancio verso qualcuno che ci attrae. Ma l'amore, per esempio, così come l'amicizia, non sono propriamente emozioni, anche se naturalmente possono avere anche loro una sintomatologia emotiva, perché magari nel momento in cui siamo con una persona che amiamo o con una persona di cui siamo molto amici, proviamo delle sensazioni di piacere che sono a loro volta delle emozioni. Insomma, spero di avere un po' chiarito questo dubbio, però diciamo che non è grave confondere i due livelli, però secondo me è molto importante
concentrarci sulle emozioni, cioè non a scapito dei sentimenti, ma tenere gli occhi aperti sulle emozioni, perché proprio per la loro immediatezza molto spesso noi tendiamo a diffidarne, oppure appunto a cambiarle e a trasformarle appunto in quelle rappresentazioni, qualche volta anche un po' ostentatorie, che ci pongono di fronte. Vabbè, so che voi avrete anche un incontro sul tema del narcisismo, quindi è inutile che vi anticipi queste tematiche. Magari le agganciamo così, quindi vengono fino alla fine al tema, all'incontro sul narcisismo. Se vuoi accennare qualcosa, sentiti pure libera, non è... Sì, no, appunto, diciamo, il fatto che comunque noi abbiamo questa grandissima possibilità, che è una possibilità narrativa anche secondo me molto interessante da esplorare, di vedere la nostra immagine in movimento, no? Pensate a tutti, non so quanto anche nella vostra esperienza sia presente, però per esempio nella mia è una cosa che a un certo punto ha iniziato a esasperarmi, ma questo fatto di avere sempre la mia faccia davanti su Zoom, mille incontri, eccetera, eccetera, che è una cosa un po' innaturale, perché noi normalmente le nostre emozioni non le vedremmo neanche. Se ci fate caso, le emozioni noi impariamo a decifrarle, le conosciamo, le vediamo passare come, diciamo, nuvole su un cielo sui visi degli altri, non sul nostro. Perché nel momento in cui noi le vediamo sul nostro viso, diciamo, ci deve essere la mediazione di uno strumento che fa da tramite, che ci permette di vederci, perché i nostri occhi, essendo qua, non ci permettono di vederci dal di fuori. Quindi abbiamo bisogno di uno specchio o appunto della fotocamera frontale di un telefono o di un computer, oppure appunto di qualcuno che ci fotografi o ci riprenda. Ma tutte queste mediazioni noi, diciamo, non è che non le vediamo, quindi la nostra espressione dell'emozione è già mediata dalla presenza di questo strumento. E oggi noi viviamo tantissima parte della nostra vita, in particolare, cioè, e più si va indietro nel tempo e nell'età, più le persone giovani appunto passano tantissimo tempo di fronte a delle immagini proprie altrui, appunto mediate proprio dallo schermo. Questa cosa io trovo che sia estremamente interessante, molto spesso mi viene chiesto se non sia una cosa pericolosa, secondo me. Secondo me sì, è pericolosa come tutte le cose nuove, diciamo, tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, effettivamente, cioè in questo siamo dei privilegiati assoluti, però da grandi privilegi vengono anche delle grandi responsabilità nel usare degli strumenti che in qualche modo ci possono portare molto lontano. Quindi secondo me oggi una cosa che, cioè, non sono solo io a dirlo, però appunto è una cosa che viene studiata in questo periodo, di cui ancora non si vedono le conseguenze, stiamo vivendo una transizione verso un rapporto molto narcisistico con le emozioni, nel senso che noi abbiamo per la prima volta, forse nella storia dell'umanità, anzi senza forse, abbiamo un accesso così facile e così ovvio e così incoraggiato alla nostra stessa emotività vista come immagine. E questa cosa ovviamente è una possibilità narrativa sterminata, quella che ci offre, nel senso che ci potrebbe essere una cosa che ci permette di studiarci, di capirci, però, come dire, è anche molto insidiosa, perché potrebbe togliere un po' di immediatezza invece proprio alla vita emotiva e privilegiare una rappresentazione già più posata. Allora, proprio su questo punto mi viene da pensare che le emozioni in qualche modo diventano l'accesso alla conoscenza non solo di noi stessi, ma anche soprattutto della realtà e degli altri, no? Quindi quanto possiamo dire incide l'emotività, il sentire le emozioni nel nostro rapporto proprio con la conoscenza del mondo, del nostro stare al mondo? Beh, allora, secondo me non c'è conoscenza che non abbia anche una componente emotiva. In questo, diciamo, io sono una spinoziana, cioè io, diciamo, il filosofo a cui ho dedicato praticamente tutte le mie varie tesi è Spinoza, che è un filosofo molto importante nella storia delle emozioni, perché intanto appunto lui rompe la tradizione di riferirsi a questi stati affettivi con la parola passioni, esclusivamente passioni, che è una parola che lui conserva, ma dice, ma non esaurisce tutto il campo di questo tipo di fenomeni. Ovviamente lui non parla proprio di fenomeni, però dice di queste espressioni del nostro essere, modi della sostanza, ma usa una parola che prende dal latino, perché lui scrive in latino, che è affectus, che usa nell'accezione
più o meno in cui noi usiamo la parola emozioni, quindi anche come una possibilità di conoscenza, uno stato appunto affettivo, diciamo un essere colpiti dal mondo che fornisce un primo passo verso la conoscenza delle cose. Lui dice sostanzialmente, in questo è piuttosto rivoluzionario, non è vero che noi dobbiamo appunto definire il nostro stato cognitivo, la nostra possibilità di conoscenza in maniera passiva rispetto a tutto quello che colpisce il nostro corpo, no? Come è implicito nell'uso della parola passione. Ci sono delle cose che ci rendono passivi perché sono degli stati emotivi che non riusciamo a decifrare, ma nel momento in cui noi sentiamo qualcosa, diciamo a livello affettivo, e sentendo quella certa cosa riusciamo poi a elaborare quello che ci viene da quello stato d'animo e a trasformarlo in una forma di conoscenza, ecco che stiamo progredendo verso la conoscenza. E non arriviamo alla conoscenza se non attraverso quel passaggio lì. Ed è una cosa secondo me molto interessante. Dobbiamo anche considerare che Spinoza appunto viene da una famiglia religione di origine ebraica, cresce ad Amsterdam, viene poi scomunicato, e che nella lingua, nell'ebraico, le parole conoscenza e amore coincidono. E quindi c'è questa coincidenza appunto affettiva proprio fra appunto l'atto del conoscere e l'atto affettivo dell'amare, che in Spinoza prende uno spazio immenso, tant'è vero che appunto per lui la forma più alta della conoscenza è una forma di amore, e di amore nel senso di un passaggio a un grado di esistenza più forte, che però è uno stato affettivo appunto, uno stato a tutti gli effetti affettivo che coinvolge anche il corpo. Ecco, in questo Spinoza secondo me è rivoluzionario, e oggi infatti viene usato anche, ci sono i libri molto belli di Antonio Damasio, che è questo neuropsicologo molto famoso, che ha scritto questo famosissimo libro L'errore di Cartesio, e poi appunto però ha dedicato anche degli studi a Spinoza, che è in effetti un anti-Cartesio da questo punto di vista, perché qual è l'errore di Cartesio secondo Damasio, semplificando molto, è il fatto di aver diviso in due appunto, di aver ereditato e in qualche modo sclerotizzato la divisione fra il corpo come cosa meccanica, che è stata poi importantissima perché ha permesso alla medicina di studiare il corpo effettivamente considerando il funzionamento di tutti i vari organi appunto in maniera quasi meccanica, però l'idea di considerare che la res cogitans, quindi quella che Spinoza chiama mente, che a lungo è stata chiamata anima, sia qualcosa di diviso dal corpo, dalla materia. In realtà Spinoza fa un discorso che appunto risponde molto di più a quelle che sono le attuali scoperte appunto che derivano dalle neuroscienze, cioè il fatto che in realtà la mente e il corpo sono una sola e medesima cosa, dice lui, dice proprio unum et idem, cioè un'unica cosa. Quindi è molto difficile che riusciamo a staccarci dalla nostra vita emotiva per conoscere senza il corpo. Allora penso che a maggior ragione, proprio per questa relazione tra le emozioni e il corpo, sia ancora più necessario, se non addirittura urgente, costruire una grammatica delle emozioni, ma anche quindi una grammatica del corpo, no? Allora ti chiedo, quanto può essere importante educarci o educare a questa grammatica e addirittura direi anche un alfabeto delle emozioni, perché ridotte quelle primarie veramente c'è un universo emotivo incredibile di cui anch'io ogni giorno ne scopro qualcosa di nuovo. Quindi quanto è importante secondo te costruire questa grammatica emotiva? Secondo me è importantissimo ed è proprio un po' la sfida del nostro tempo, nel senso che oggi abbiamo veramente tantissimi strumenti per farlo ed è una questione culturale molto importante. Appunto quando nel brano che ha letto prima Fabio io parlavo di questa cosa di questa idea dell'analfabetismo emotivo e dell'alfabeto delle emozioni, no? Che appunto è fatto anche di espressioni fisiche appunto di quello che noi sentiamo. Intendevo proprio questo. Ed è qualcosa che appunto abbiamo il privilegio e la responsabilità di dover educare. Una cosa che mi colpisce sempre moltissimo, ora devo dire che non vi vedo bene perché sono accecata dai fari, che appunto io sto portando questo libro sulle emozioni un po' dappertutto, insomma poi anche in Francia ho girato tanto, però la maggior parte delle volte il pubblico è prevalentemente femminile, ora non so se ci sia qua una parità maggiore fra rappresentanti dell'uno e dell'altro sesso, però molto spesso appunto, perché si considera che parlare di emozioni, emotività, che è un discorso appunto storicamente
correlato all'irrazionalità, no? Per le donne è stato un po' uno stigma questo della donna emotiva, quindi che non può fare, non so, il magistrato. Fino agli anni 60 la donna non poteva accedere a queste cariche, appunto, in cui doveva prendere delle decisioni, perché era considerata un essere irrazionale, no? Intrinsecamente irrazionale. E questo legame con l'emotività, appunto, come passione, quindi come qualcosa in cui sei passiva, no? Che non puoi controllare, soprattutto che non ti offre la possibilità di conoscere, era una cosa che pesava moltissimo. E allo stesso tempo però è una cosa che ha pesato moltissimo anche sugli uomini, perché appunto l'analfabetismo emotivo di molti uomini, ora ovviamente è una cosa che ha a che fare con un tipo di educazione che sta via via scomparendo, ma che è ancora molto presente. Io un esempio che faccio spesso a questo proposito è quello della gelosia. No? La gelosia è un'emozione, anche questa è un'emozione che ha una sintomatologia anche fisica importante, nel senso che è un'emozione che ci scuote, molto spiacevole da provare, cioè, non so quanto voi, cioè, poi si dice sempre, quando si parla di emozione, una cosa che io trovo molto interessante è che molto spesso ci si definisce in relazione alle emozioni, no? Dice, no, io non sono una persona ansiosa, io non sono una persona gelosa, cioè, però anche chi non è magari una persona gelosa per indole, perché è vero che appunto alcune emozioni possono veramente prendere uno spazio dentro di noi tale da diventare degli aggettivi che ci definiscono, almeno in un certo, sotto una certa luce, in un certo contesto. Però appunto anche chi non è geloso per indole avrà provato qualche volta la gelosia. Io penso che sia una delle emozioni più spiacevoli, se vogliamo, da provare, perché ci fa sentire minacciati profondamente. Cioè, alla fine essere gelosi, questo lo dice molto bene Roland Barthes nei frammenti di un discorso amoroso, essere, che è, se vogliamo, un po' una grammatica appunto emotiva, no? del discorso amoroso, e dice che alla fine il geloso è vittima di una paura grandissima, che è una paura infantile, cioè la paura di essere sostituiti. La paura di essere sostituiti è una cosa che ci rende molto deboli, perché ci rende vulnerabili tanto quanto dei bambini, delle bambine che temono di essere dimenticati, di essere lasciati in un angolo e abbandonati e sostituiti da qualcun altro che prenda il loro posto, quindi anche di essere dimenticati, proprio dimenticati in maniera definitiva. E quindi in questo senso è un'emozione appunto molto destabilizzante. Ma se un bambino, poi un ragazzo, poi un uomo viene cresciuto in un sistema culturale in cui gli viene insegnato che deve essere per forza forte, che non può piangere, che non può essere debole, che non può vivere la sua debolezza, cosa farà nel momento in cui si affaccia in lui questo tipo di emozione? La reprimerà, oppure la trasformerà appunto razionalizzandola in una idea di possesso della persona di cui è geloso. E questa cosa è molto pericolosa, perché appunto significa negare l'aspetto di vulnerabilità che viene manifestato dall'emozione e trasformarla in un atto di prepotenza, anche perché appunto questo penso che tutti ne abbiate esperienza, ne abbiamo tutti esperienza, reprimere un'emozione è impossibile. Cioè, tutte le volte che noi sentiamo qualcosa, sì, possiamo accantonarla, non pensarci, negarla a noi stessi, però non è che scompare, si trasforma in qualcos'altro, in un sottoprodotto dell'emozione repressa, che è sempre la stessa cosa, cioè è sempre una rabbia intinta di paura. Se ci fate caso, tutte le volte che noi sentiamo qualcosa e cerchiamo di sforzarci di razionalmente, no, di reprimerla, si trasforma spesso appunto in paura o in rabbia. Perché? Perché in qualche modo è come se l'emozione minacciata, non compresa, non decifrata, non detta, non letta, prendesse appunto poi quella forma di difesa che ci costringe in qualche modo a subirla. Certo. Stavo pensando che è giunto il momento di affrontarne una in particolare che ho scelto nel tuo libro, ma lascerei la parola a Fabio per introdurcela e poi ne parliamo un pochino. Quindi a te, Fabio, l'introduzione di quello che abbiamo scelto nel percorso di Ilaria. Ansia. L'ansia che conobbi per la prima volta sulle piastrelle di un bagno grigio ghiaccio, ora la conosco tanto bene da non potermi impedire di considerarla una vecchia amica. In qualche modo, quasi
le voglio bene. Mi è stato detto che dovrei vincerla, cercare di estirparla, curarla, che dovrei liberarmene. Ma io ormai non ne ho più voglia. Voglio solo imparare a vivere con lei, riconoscere i segni del suo linguaggio, che sì, è piuttosto brusco, coercitivo. Eppure, da quando ho cominciato a modo mio a starla a sentire, mi sono accorta che aveva delle cose da dirmi. Cose che, in qualche circostanza, mi hanno persino un po' salvata. Certo, l'etimologia non è particolarmente rassicurante in questo caso. Ansia viene dal latino tardo anxia, a sua volta derivato dal verbo angere, che significa stringere, soffocare. Ed è anche la radice di angoscia. Non ci vuole molto per intuire il legame fisico palpabile fra ansia e aria, fra ansia e l'atto istintivo, vitale, involontario di respirare, che nella crisi d'ansia diventa improvvisamente una difficoltà insormontabile. Per illusione ottica, certo, ma si tratta di un'illusione perfettamente convincente, tanto che a sua volta alimenta l'ansia, la cresce, le dà svago. Il pericolo che scatena l'ansia è come se fosse riassorbito in chi la prova. È un pericolo costante, ma invisibile, indefinito. È un pericolo che abita l'ansioso, che vive nella sua testa e nel suo cuore e litiga con chi avrebbe il diritto di occupare quelle stanze segrete, le stanze della memoria, della vita quotidiana. Quando siamo in ansia, l'inquilino abusivo si prende tutto lo spazio che può, cresce a dismisura, scaccia il resto. Non entra il sole dalla finestra aperta. Non entra il canto degli uccelli, neppure le buone notizie. C'è posto solo per la stolida ansia. Per l'ansia che cresce quando ci accorgiamo che è arrivata, qualche volta persino per l'ansia che nasce dalla constatazione di non essere abbastanza in ansia. L'ansia è una paura senza oggetto e quindi senza sfogo. E sarà forse per questo che ai sintomi della paura ne somma altri. Il balbettio, il nervosismo, il rimuginare. L'ansia è una paura che arriva per restare, che in parte ci spaventa e in parte ci consola. È un'abitudine alla paura, con qualcosa di infantile che le permette di perdurare, di cronicizzarsi su. Imparare il linguaggio delle emozioni implica la fatica, dura, stancante, ma anche felice, di educarsi a riconoscersi negli altri e a conoscere gli altri dentro di sé. Solo così è possibile tracciare un confine fra noi e il mondo, un confine imperfetto, come siamo tutti, labile, mutevole, continuamente soggetto al cambiamento che il vivere porta nella fisionomia del nostro io, che, come un albero, cresce anello dopo anello e si trasfigura nello scorrere del tempo. Un confine che ci costa il prezzo del conflitto. Il venire a patti con le emozioni che segnalano in noi il desiderio e l'orrore di riconoscerci identici a chi ci vive accanto e insieme unici. Ma scopriremo solo se saremo capaci di arrenderci a quello che sta fuori di noi, all'altro. L'ostinata difesa dal mondo che le emozioni di conflitto mettono in atto potrà avere una qualche sua efficacia nella resa. E solo allora sapremo quanto sono importanti la compassione e l'antipatia, la rabbia, l'invidia e la gelosia per diventare un io capace di essere anche noi. Molto bravo. Ok.
dobbiamo dirlo, non abbiamo la soluzione all'ansia, se è quello che vi aspettavate, però ne vogliamo un po' parlare. Saremmo ricchi, saremmo molto ricchi. Allora, al di là che abbiamo scelto di dedicare questo spazio all'ansia non solo per i tempi che abbiamo vissuto, quindi la situazione pandemica, la guerra che non stiamo qui ad affrontare, ma mi piaceva molto scegliere l'ansia per questo suo rapporto che ha col senso del futuro, no? Di sentirci spaesati. E forse parlando di parole controtempo, forse è una di quelle emozioni che dovremmo sapere un po' più accogliere, sentire. Quindi volevo chiederti un po' un tuo commento a riguardo sull'ansia. Sì, fra l'altro una cosa che forse non vi interesserà, ma io sono appassionata di coincidenze. Stamattina ho fatto un incontro con un gruppo di lettura francese e hanno letto il brano del sempre ansia gettonatissima, okay, fino a dove lui ha ripreso poi a leggere ora. Cioè, tipo fino alla frase prima, mi ha fatto un po' impressione questa coincidenza, non so, l'ho trovata un po' magica. No, però appunto i francesi hanno scelto la parte prima e noi, cioè voi quest'altra perfetto, parte. Abbiamo chiuso il cerchio. Abbiamo chiuso, allora. Esatto, infatti ho ripassato questo capitolo. No, allora, l'ansia è un'emozione molto particolare, no? Nel senso che, appunto, come questo capitolo l'ho intitolato proprio L'ansia è una domanda, no? Per rispondere alla bella domanda che mi stavi facendo tu. Perché l'ansia è una domanda? Perché effettivamente l'ansia è una strana emozione che non so quanto conosciate bene. Io probabilmente ve ne sarete resi conto da come la descrivo, sono una persona estremamente ansiosa, quindi la conosco molto bene, ho avuto tutti i problemi dell'aria che non va giù, questa sensazione di soffocamento, per me è proprio pane quotidiano, ho imparato negli anni ovviamente a dominarla, le prime volte che parlavo in pubblico, qualche anno fa, appunto quando era uscito il mio primo libro, io mi ricordo che certe volte avevo quella sensazione come negli incubi, no? Di non riuscire a articolare le parole perché non riuscendo a respirare perché ero troppo in ansia, non mi entrava l'aria e non riuscivo a parlare, cioè rimanevo tipo quasi afona, ecco. Quindi insomma la conosco, ora non vorrei sembrarvi un caso disperato, però effettivamente ho dovuto un po' lavorare su questa cosa perché tra l'altro appunto l'ansia del parlare in pubblico è una fra le più diffuse al mondo, cioè è una cosa che moltissime persone condividono, ecco. L'ansia appunto è una domanda, in che senso? Una domanda nel senso che è una forma di paura, cioè ha tutta la stessa sintomatologia della paura, anche questa cosa del respiro che manca, il cuore che batte più forte, che sono delle sintomatologie per cui io sono finita al pronto soccorso varie volte quando ero ragazzina perché ero convinta ogni volta che mi venisse un infarto, finché a un certo punto hanno iniziato a dirmi basta, guarda, cioè devi curarti l'ansia. Sono delle sintomatologie appunto che sono in tutto simili a quelle della paura. Perché quando noi siamo in ansia siamo in uno stato di allarme, per il futuro che anticipiamo in maniera catastrofica e in questo senso appunto l'ansioso è in genere un personaggio estremamente creativo, tant'è vero che fin dall'antichità la melancolia, la malinconia, che è appunto questo stato d'animo associato all'ansia e che appunto veniva ricondotto nella teoria degli umori a questo eccesso diciamo di umor nero, è il segno, diciamo, saturnino dell'artista, perché effettivamente una persona che sta in ansia si immagina dei pericoli che spuntino, anticipa il futuro appunto sempre in senso negativo, però lo fa costruendo una continua sceneggiatura, no, di quello che può succedere. Ma questo perché? Perché effettivamente l'ansioso è una persona che appunto si proietta in questa visione dei pericoli che vede spuntare ovunque, ma perché? Perché sta provando nel suo corpo e nella sua testa, in cui l'ansia appunto, come dicevo nel brano che ha letto molto bene Fabio, prende tutto il posto possibile. Non so se vi è capitato appunto di essere molto in ansia, di avere a che fare con una persona molto ansiosa, vi rendete conto prestissimo che non c'è spazio per nient'altro, perché l'ansia divora tutto quello che arriva da fuori. Ecco, in questa condizione appunto si è in uno stato di allarme, ma senza riuscire, a differenza di quello che succede quando si ha paura di qualcosa, senza riuscire a individuare di cosa abbiamo l'ansia. Se ci fate caso, molto spesso quando noi diciamo sì, ho l'ansia
per l'esame. Io vabbè, nel capitolo, in questo capitolo qua racconto i miei cinque, cioè sei in realtà esami, tentativi di prendere la patente all'esame pratico. Ogni volta venivo bocciata per una diversa, diciamo, manifestazione ansiosa. Però effettivamente, appunto, molte volte abbiamo ansia di qualcosa, riusciamo a identificarla con qualcosa, ma lo stato dell'ansia è molto più diffuso di quella sorgente che razionalmente riusciamo a individuare. Perché, per esempio, io quando avevo l'ansia dell'esame della patente, non era in realtà che avevo l'ansia dell'esame della patente, avevo l'ansia di un senso di inettitudine mia, per cui ero convinta che se avessi preso la patente avrei potuto causare degli incidenti, e questa cosa mi paralizzava talmente tanto, senza che riuscissi a mettere a fuoco questo pensiero, che ogni volta che facevo l'esame facevo in modo di fallire. Ecco, questo per dire che quindi quando noi siamo in ansia non abbiamo la possibilità che abbiamo invece quando abbiamo paura, che è la possibilità di affrontare la cosa che ci fa paura. Questa è una cosa che dice molto bene Aristotele, che dice: chi è coraggioso non è chi non conosce la paura, ma è chi la conosce e l'affronta. Quando noi abbiamo l'ansia, infatti l'ansioso è spesso rappresentato, che no, c'è tutto un filone anche cinematografico, no, del regista un po' nevrotico alla Woody Allen, iperansioso, che sembra anche un po' pusillanime. Ma perché pusillanime l'ansioso? Perché non sa da che parte voltarsi per affrontare quella cosa che lo sta spaventando e lo sta mettendo in questo stato in cui non riesce più ad avere il controllo del suo corpo. E quindi la domanda viene fuori a questo punto, nel senso che nel momento in cui noi siamo in ansia, e è molto divertente da questo punto di vista la storia dell'ansia, perché non è una cosa propria del nostro tempo, ovviamente il nostro tempo la incoraggia in maniera particolare perché siamo portati a una continua anticipazione, no? All'idea che dobbiamo continuamente risparmiare tempo per poter fare più cose, e questo naturalmente per chi ha già una minima predisposizione all'ansia è una cosa deleteria. Insomma, io non so, sto impazzendo ultimamente con la quantità di stimoli anche che riceviamo e la possibilità anche appunto di proiettarci continuamente in un futuro prossimo. Però addirittura, scusa, aggiungerei anche la richiesta incessante di essere sempre qualcosa, esatto, di più, no? Questa rincorsa proprio alla performance più assoluta che ci fa dimenticare un po' ciò che siamo e ci fa cercare un qualcosa che non sappiamo bene esattamente cosa, esatto, sia. Sì, esatto, questa cosa è deleteria, è deleteria. Poi ci si aggiunge la FOMO, la famosa FOMO, non so se avete familiarità con questo acronimo, che dall'inglese fear of missing out, cioè è la paura di perdersi qualcosa, no? In questo pullulare di cose in cui noi ci sentiamo chiamati a dover essere sempre, sempre, sempre performanti, abbiamo paura di non esserlo abbastanza e quindi siamo lì che dobbiamo stare dietro a tutto. Beh, ovviamente in questo i nostri telefoni, gli smartphone, che sono per tanti versi un grandissimo progresso, una grandissima comodità, possono diventare abbastanza distruttivi, no? Nel fatto di fornirci continuamente questo stimolo e questo richiamo a una performatività che è un po' disumana, un po' esagerata. Ecco, però appunto nella storia dell'ansia è molto divertente vedere quanti siano stati nei secoli, a partire dall'antichità, i rimedi proposti, perché comunque effettivamente l'ansia può diventare qualcosa di paralizzante e può dover essere curata proprio a livello medico. Questo lo si sapeva fin dall'antichità, e appunto fin dall'antichità ci sono medici e filosofi che si sono occupati. Assolutamente, sì sì, certo, esatto, però appunto è una cosa che può diventare talmente tanto forte il rimuginio, no? Che a volte uno poi non riesce neanche, che ne so, a entrare in un negozio perché è entrato in una specie di viaggio mentale in cui, non so, tutti ti guardano male, ed è molto limitante, no? Quindi dall'antichità si cercano dei rimedi per combatterla. E appunto oggi noi abbiamo un rimedio potentissimo, che è la psicanalisi, la psicoterapia, cioè tutte queste modalità appunto di mettere in atto una ricerca che possiamo però in parte anche un po' affrontare da soli, cercando le cause, no? Nel senso, metterci sulle tracce di quella cosa che il nostro stato ansioso ci sta domandando di chiarire. Noi quando siamo in ansia perché abbiamo paura di qualcosa,
e non vediamo l'oggetto, ma non lo vediamo forse perché appunto si sta nascondendo dentro di noi, quindi in questo senso l'ansia ci chiama a indagare quali sono le sue cause. Io appunto questa cosa l'ho vissuta proprio sulla mia pelle, nel senso che di base sono una persona ansiosa e lo sarò sempre, però ho avuto dei periodi della mia vita in cui ero particolarmente ansiosa, appunto come diceva la signora, proprio mentalmente, no? In un continuo rimuginio di pensieri nevrotici estremamente ansiosi, e ognuna di queste volte poi quando ho capito cos'era la cosa che mi faceva veramente paura, perché c'è sempre, anche se noi non la vediamo quando siamo in ansia, però questo non vuol dire che non esista, no? Quindi nel momento in cui la individuiamo, poi possiamo anche appunto avere la possibilità di essere coraggiosi. Grazie. Se adesso possiamo essere un po' meno ansiosi, devo dire, se così impariamo a conoscerla e a maneggiarla. Visto che parliamo di parole controtempo, volevo chiederti anche in modo simpatico se ritieni ci siano delle emozioni controtempo. Da un lato qualche emozione che abbiamo dimenticato, abbiamo tenuto un po' in un cassetto, e dall'altro lato al suo opposto, all'estremo, qualcuna che proprio abbiamo abusato, addirittura esibito in maniera incredibile. Ah, bella questa domanda. Allora, sì. Allora, quella trascurata, secondo me, io direi che potrebbe essere la meraviglia, che è un'emozione, appunto nel libro ho cercato un po' di anche lì di raccontare come... Guarda, avevo proprio aperto il capitolo sulla meraviglia, sì. Perché volevo concludere di mentre apposta. Quindi, no, lo... siamo proprio allineate, allora mi piace. Ah, ok, non ti ho bruciato, perché ho sempre appunto l'ansia di bruciare le domande. No. Ok, meno male. No, la meraviglia, perché la meraviglia, secondo me, appunto, sempre legandomi a questo discorso, cioè io non sono assolutamente una di quelle persone, ci sono molti filosofi, soprattutto uomini, che sono molto contrari, no, alla tecnica, no, la tecnica, no, brutta, terribile. Io penso che noi dobbiamo essere molto grati alla tecnologia, alle possibilità che ci offre, però essere grati, sfruttarle bene, non significa smettere di chiedersi criticamente in cosa ci danneggiano e cosa ci tolgono, perché questo è molto importante. E io penso che appunto noi che abbiamo tantissime possibilità di tenere sotto controllo molti aspetti della nostra vita, penso per esempio al meteo, vabbè, io qua ho fatto questo errore clamoroso di controllare il meteo 3 giorni fa, di sbagliare completamente valigia, cioè sera avevo un vestito tipo di lanetta sottile che sarei morta di freddo, però appunto teoricamente se fossi un po' più mi sono così lasciata meravigliare a prendere la sprovvista, però no, diciamo teoricamente noi abbiamo veramente appunto dal meteo al non so oggi ero in un treno in ritardo, è stato molto semplice vedere sul sito anche se vabbè insomma anche Trenitalia diciamo che lascia spazio alla meraviglia comunque, però effettivamente, cioè, riuscire diciamo in maniera abbastanza approssimativa, ma neanche troppo, a calcolare di quanto sarebbe arrivato in ritardo a Mestre in modo da riuscire poi a prendere la coincidenza, a capire quale coincidenza prendere. Sono tutte cose che oggi insomma ci sembrano abbastanza naturali, ma pensate anche a una cosa molto più legata alla nostra immagine, sempre per tornare al tema del narcisismo. Cioè io una cosa che penso sempre è che quando un giorno, non so, fra 50 anni, 100 anni, gli archeologi, gli studiosi di storia del nostro tempo guarderanno le fotografie, penseranno che tipo dal 2008-2009 le persone sono diventate molto più belle, perché le fotografie prima di un certo momento erano quelle che tu andavi dal fotografo con la tua macchinetta fotografica e le portavi a sviluppare e poi come erano venute, cioè da quando noi abbiamo la possibilità di vederle in anteprima distruggiamo tutte quelle in cui siamo venuti male, no? Teoricamente, non so voi, però io cerco di farlo insomma per quanto possibile, ma tutte le persone che conosco, cioè in realtà le nostre immagini sono molto più addomesticate perché le possiamo controllare, no? Questa cosa però ci ha tolto non soltanto appunto rispetto alle fotografie, ma anche appunto rispetto al tutte le possibilità di controllo che abbiamo ci danno tantissimo,
diciamo, io non vedo perché non sfruttare queste possibilità appunto di renderci la vita più bella, però allo stesso tempo dobbiamo renderci conto e secondo me anche un po' criticamente cercare un modo per mantenere questo spazio nella nostra vita, perché altrimenti ci tolgono quella possibilità di lasciarci prendere alla sprovvista, che è una cosa, se ci fate caso, che succede sempre più di rado in effetti, perché abbiamo, cioè proprio perché abbiamo tantissimi, sembra una cosa da sciocchi lasciarsi prendere alla sprovvista, sembra una cosa da sciocchi non fare per esempio la strada più breve da un posto all'altro, perché il navigatore, quando tu gli chiedi come andare da un posto all'altro, questo è un altro dei modi, no, in cui è migliorata, è resa più semplice la nostra vita, però è migliorata davvero? Non lo so, perché sì, ovviamente sì, è migliorata perché è molto più comodo, però certe volte, a me capita appunto perché è un telefono vecchissimo che mi si scarica nei momenti peggiori e quindi siccome sono sempre in viaggio a volte mi capita di trovarmi senza navigatore, io lì per lì vado nel panico per prima cosa, per seconda cosa però cerco la strada e nel cercarla senza avere la via, no, automatizzata, certo, con la vocina che mi dice adesso gira a sinistra, adesso gira a destra, io noto delle cose che altrimenti non noterei perché starei con gli occhi fissi alla mappa, no, sul telefono. Questa è una cosa piccola, però secondo me è una cosa che ci dice moltissimo, anche perché la meraviglia in realtà è che appunto ha a che fare con lo stupore, la possibilità e la capacità e lo spazio da lasciare al mondo che ti prende alla sprovvista, no? Alle cose che ti mostrano qualcosa che tu non avevi previsto. E quindi appunto è un po' l'opposto di questa idea del controllo. Ecco, secondo me questa cosa, questo spazio che possiamo lasciare alla meraviglia è uno spazio che andrebbe preservato, perché lo spazio della meraviglia è lo spazio della domanda. Anche per esempio in inglese wonder e to wonder vogliono dire appunto meraviglia e domandare, no? Chiedersi. Anche usano a caso la filosofia è nata proprio, esatto, con l'esercizio della domanda, no? Aristotele lo dice molto, esatto, bene nella Metafisica, gli uomini hanno incominciato a filosofare dinanzi alla meraviglia, esattamente, alla sete di conoscenza del porsi le domande, esattamente, esatto. Quando Aristotele parla proprio del zauma, no? Di questa, appunto, questo che significa anche lo sgomento, qualcosa di limitrofo alla meraviglia, torpore quasi, esatto, quella cosa che ti mette, che ti pungola, perché ti costringe, perché ti sconcerta, ecco. Ti scomoda un po' anche, esatto, no? Ti mette in una posizione scomoda. E questa cosa secondo me noi non siamo molto più abituati, perché è più comodo appunto stare comodi, però secondo me è molto importante invece mantenere quel piccolo spazio lì e anche qualche volta appunto sfidare magari anche un po' il senso comune o il giudizio degli altri. A me ne dicono di tutti i colori per il mio modo di vivere un po' svaporato, come potrei definirlo. Però, cioè, cioè, hanno ragione le persone spesso. Però in realtà io ho capito, per esempio, che per me è importante, come dire, essere a volte inefficiente, essere... cioè non so come dire, prendermi quello spazio in cui poter essere anche criticata dalle persone che mi vogliono bene anche, perché ho bisogno di quel tipo di disordine, diciamo, purtroppo questa è anche una giustificazione, diciamo una excusazione un petita, perché se vedeste la stanza dove studio, cioè vabbè, non si può più camminare perché ci sono tutte le pile di libri per terra. Però appunto, diciamo, prendersi degli spazi in cui si è anche un po' impresentabili, no? In cui si è, cioè non è che vi sto dicendo che dovete fare delle cose inenarrabili, immorali, però avere, come dire, qualcosa di un po' nostro, di un po' segreto, in cui lasciarci appunto un po' prendere alla sprovvista, in cui non performare niente, no? Ma essere aperti all'osservazione, anche al limite un po' imbambolati rispetto al mondo, secondo me è molto importante e purtroppo è una cosa che non si può fare a comando, no? Bisogna proprio lasciarsi uno spazio vuoto per poterlo fare. Secondo me appunto farlo a comando
farlo come esperimento, farlo per obbligo è molto difficile. Quindi io non lo dico neanche come un consiglio, ma semplicemente come una constatazione, che è uno spazio importante, no? Quello, diciamo, del tempo perso anche, no? Dell'ozio, degli antichi, un tempo in cui uno può lasciarsi prendere alla sprovvista perché non deve per forza correre da qualche parte, essere in carriera, diciamo, no? Essere di corsa, essere nell'urgenza. E abbiamo lasciato a voi adesso questo invito all'esercizio della meraviglia, che è uno dei più straordinari, possiamo dire, nella vita, no? Quindi torniamo a casa, sì, con questo senso dell'esercizio della meraviglia. E la cosa interessante, secondo me, è anche straordinaria della meraviglia, è che riporta un po' la dimensione anche dell'essenzialità, dell'eliminazione del superfluo. Ci meravigliamo di fronte alle cose più semplici e essenziali, no? Quindi doppiamente un esercizio a togliere ciò che è abbondante o anche di troppo nella nostra vita, recuperare questa dimensione veramente dell'essenzialità e un po' anche della spontaneità, della leggerezza, dell'autenticità, che è un'altra dimensione forse tra le più belle. E alla fine ci possiamo anche riscoprire talvolta vulnerabili, fragili, ma non, insomma, sono dimensioni che ci appartengono da sempre, dall'origine dell'essere umano e di ciascuno di noi, degli individui. Sì, assolutamente, esatto, ma infatti questa è una cosa importantissima, cioè l'aspetto di semplificazione che c'è nel meravigliarsi, no? Perché appunto significa togliere la pretesa del controllo, almeno per un po', insomma, per il momento in cui si consuma quell'esperienza. E però appunto si tratta di una vera e propria esperienza che non chiede, non richiede nient'altro che appunto di essere aperti a quella possibilità lì. Quindi questa, secondo me, è la parola bistrattata. Quella abusata invece? Quella abusata, allora, io dirò felicità. Dirò felicità, che è una parola secondo me abusata, nel senso che se ne parla tanto. Io fra l'altro sono anche colpevole in questo, perché ho scritto un libro che si chiama Lezioni di felicità e fra l'altro, quando si trattava di scegliere il titolo, insomma, con la mia editor di Einaudi, che è una persona carinissima, e lei mi prendeva in giro e mi diceva: guarda, sì, bravissima che hai voluto la parola felicità nel titolo. Dico: perché? Cioè, no, perché vendono molto di più i libri con la parola felicità. E infatti è vero, il titolo di quel libro ha avuto una grande fortuna, perché appunto è una parola che fa vendere i libri, cioè, però già in questo secondo me c'è qualcosa di campanello, di leggermente inquietante, appunto. Ma perché? Ma diciamo, io fra l'altro lo volevo chiamare la felicità degli antichi, che era però in realtà già il titolo di un altro libro, di un altro che avevo fatto già il mio stesso ragionamento, era una raccolta di saggi di Pierre Hadot, che è questo studioso di filosofia medievale e antica molto bravo, che appunto riprendeva appunto questa idea della felicità degli antichi, e anche il mio libro parla della felicità appunto nell'accezione antica. Oggi appunto abusiamo, secondo me, della parola felicità intesa come un sinonimo di o di serenità, di spensieratezza o di euforia, ma comunque di qualcosa che possiamo mostrare come un traguardo raggiunto. Ed è una cosa che ci ossessiona anche nella rappresentazione che ne danno gli altri. In questo senso io appunto, sia durante le ricerche che ho fatto per scrivere quel libro, perché ho indagato un po' sui social, sulle rappresentazioni della felicità, ero partita un po' da lì, sia poi girando con questo libro e incontrando magari anche le ragazze e i ragazzi delle scuole, le persone appunto nelle presentazioni, eccetera, avevo avuto molto forte l'impressione, poi sarei curiosa magari se qualcuno nelle domande vuole dire qualcosa su questo, di quale fosse il rapporto delle persone con la felicità. E una cosa che mi aveva sconcertato, nel senso, mi aveva molto stupita, ma che mi aveva colpito anche perché mi sembrava significativa, era che molte persone mi confessavano di sentire di non essere in grado di essere felici, come se fosse appunto ancora una volta una performance, un compito da svolgere, una cosa in cui prendere un buon voto. Perché? Perché confrontavano la rappresentazione della felicità degli altri con quello che poi loro sentivano. Ma la felicità è qualcosa, sappiamo, di molto turbolento, non ha a che fare, secondo me, con quella piattezza bidimensionale, appunto, che possiamo attribuire magari ad altre emozioni appaganti, però diverse dalla felicità, come per esempio può essere la serenità. D'altra parte, un'altra
cosa che secondo me dovremmo recuperare nel discorso sulla felicità, uscendo un po' appunto da questa rappresentazione un po' statica, è l'idea che ne hanno gli antichi, appunto, per i quali appunto è una forma etica di vita, cioè personaggi come Epicuro, che è un filosofo eccezionale, che lavora e costruisce la sua scuola in un momento di grandissima crisi, no? Nel momento in cui si sta disgregando il mondo delle polis a favore del mondo appunto dei regni ellenistici, in cui appunto quelli che erano cittadini diventano sudditi, i confini si allargano, eccetera eccetera. Lui lavora tantissimo con i suoi discepoli sul non cadere vittima delle paure, e fra queste paure c'è quella di non poter essere felici, no? Che è una cosa che ricatta, no? L'idea della rassegnazione al non poter essere felici è una cosa che ci rende preda delle passioni tristi, e quindi meno coraggiosi, quindi meno capaci di essere responsabili. Questa cosa secondo me è molto interessante, perché si lega a un discorso appunto che gli antichi avevano molto forte, che noi abbiamo molto perso, anche se parliamo forse troppo di felicità, che è quello della felicità come una virtù. La felicità come una virtù, quindi come l'espressione di una potenzialità che noi abbiamo e che ha un aspetto anche collettivo. Anche qua noi questo l'abbiamo molto perso, perché abbiamo un'idea quasi un po' competitiva della felicità, molto consumistica, no? Questa felicità da mostrare e da confrontare, come appunto se fosse un qualcosa di cui fregiarci, è una cosa secondo me molto pericolosa. E poi vabbè, qua si aprirebbero mille altri discorsi legati ad alcuni idoli che abbiamo, no? Come può essere l'idea del successo, l'idea appunto della riuscita, l'idea del appunto del portare a termine un obiettivo che forse appunto qualche volta si mangia anche tutte le nostre possibilità di essere davvero profondamente felici. Seneca ci direbbe di vivere secondo natura, e quindi è una delle cose più belle, più pure che si possa invitare a fare. Allora lascerei a Fabio l'ultima lettura, che chiude un po' questo nostro percorso a tappe tra le emozioni, poi lasciamo la parola a voi se avete delle domande, delle suggestioni, delle osservazioni da condividere insieme. A te Fabio. A volte penso che le nostre vite, grazie soprattutto alla tecnologia, tendano a proteggerci, anzi a schermarci sempre più da un'emozione a cui ci stiamo disabituando. La meraviglia, o stupore, che dir si voglia. Perdere la meraviglia, non che sia un rischio reale, per carità, ma anche attutirla, silenziarla, è qualcosa che non ci possiamo permettere. Perché si tratta di un'emozione cruciale. Non a caso Cartesio la infila deciso fra le passioni primarie. Anzi, si spinge a sostenere che sia addirittura la prima di tutte. Secondo lui, le passioni dell'anima non hanno ragion d'essere se non come reazioni all'incontro con quei fenomeni inaspettati che ci lasciano meravigliati e stupefatti. Senza meraviglia, noi non sentiremmo nulla. Non ci emozioneremmo nemmeno per sbaglio. Dovremmo sfruttarla, dunque, perché favorisce e incoraggia l'apprendimento. Invece la meraviglia, che non può essere indotta né simulata, ma che capita e deve cogliere di sorpresa per essere vera, è un'emozione importante da preservare, proprio perché ci riporta a uno stato quasi infantile. Ci vuole vulnerabili, in un mondo gioioso, pronti a lasciarci spettinare dalla vita, a lasciarci incuriosire. Ci dà un'attitudine aperta, spontanea, quanto nessuna posa sarà mai, nemmeno se tentassimo di farci immortalare con l'aria più naif di cui siamo capaci. E poi ha un ruolo fondamentale anche nella nostra vita cognitiva, oltre che in quella emotiva. Senza meraviglia, tanto per dire, non esisterebbe la filosofia. Non fosse stato per lo stupore, nessun antico greco in Chitone avrebbe avuto un fremito di curiosità tanto forte da costringerlo a farsi domande.
a osservare il cielo, i fenomeni naturali, il mondo, con uno sguardo nuovo. A cascare in un pozzo a gambe all'aria. Come Talete, il primo dei filosofi, che teneva gli occhi fissi sulle stelle. Nel primo libro della Metafisica, Aristotele riconduce la prima origine dell'atto di filosofare, ovvero di farsi domande e andare a caccia di risposte a ritroso, precisamente allo stimolo della meraviglia. Enorme è il potere della meraviglia, che destabilizza, fa crollare le certezze e costringe di fronte allo spettacolo del bizzarro e al varco che ci apre nel reale a partire in esplorazione, cercando di far luce su quello che cambia e che resta identico, a interrogarsi sui perché. Se non fosse stato capace di stupirsi, Talete non si sarebbe mai sognato di cadere in nessun pozzo pur di scoprire i segreti del cielo. Cambiano le forme dello stupore e della meraviglia. Ci stiamo forse un poco disabituando a rimanere a bocca aperta. Ci fa sentire in imbarazzo, colti alla sprovvista, troppo scoperti. È un atteggiamento che possiamo facilmente arginare e difatti lo arginiamo con gli occhi supplementari su noi stessi che ci offre la tecnologia. Quello che non cambia è che la meraviglia è un'emozione vitale, capace di renderci, non importa chi siamo o quanti anni abbiamo, solo per un istante, identici a tutti i bambini che mai si siano incantati a fissarsi un piede, a flettere le dita e abbiano riso. A tutte le donne e a tutti gli uomini che si siano chiesti perché e abbiano alzato gli occhi a guardare il cielo e sentito il mistero di essere al mondo. Grazie Fabio. A voi la parola, se avete qualche domanda per Ilaria, volete condividere una vostra riflessione, un vostro sentimento, una vostra emozione su quello che è emerso un po' in questo viaggio a tappe. Ciao Ilaria. Allora, parlavi di paura, anzi più che paura, ansia, meraviglia e... Mi viene in mente un'intervista che avevi fatto un po' di tempo fa in cui parlavi che un cane ti aiuta a vivere il momento presente. Questa cosa qua aiuta in tutto il contesto a rendere le cose più semplici, a ridurre l'ansia e si ricollega anche al discorso della meraviglia o sono io che sono un po' contorto nel... No, no, assolutamente, grazie per questa domanda, sì, è vero, io sono un cane, nel libro ne parlo, nel capitolo sulla gratitudine, ma anche in altri capitoli in realtà, perché questo libro, fra l'altro, questo, sulle emozioni, l'ho scritto nell'inverno del 2021, perché poi è uscito a maggio 2021, che se vi ricordate, cioè, anche questo sembra un po' lontanissimo, e secondo me è anche un segno del trauma collettivo, se vi ricordate era quel tempo in cui non si potevano neanche fare le cene con più di 4 persone perché c'era il coprifuoco, delle cose che oggi sembrano irreali. E quindi appunto forse un po' anche perché passavo tutto il tempo con il mio fidanzato e il cane, sono entrati entrambi dentro il libro, ma effettivamente al di là appunto di questa ispirazione, diciamo, del cane come muso ispiratore, secondo me è verissimo che avere un contatto con un altro animale o comunque con una qualsiasi forma di vita di cui prenderci cura, prima parlavamo di piante con Elena, è una cosa che aiuta tantissimo. Intanto a uscire, perché effettivamente noi abbiamo le parole per dire le emozioni che proviamo,
Poi appunto ogni persona ha una sua inclinazione peculiare verso le parole. Io ovviamente, essendo una persona che scrive e parla tanto per lavoro, sono molto attaccata alle parole, so anche che so usarle a volte per nascondermi, cioè lo so di fronte a me stessa, quindi, ed è una cosa da cui cerco sempre di uscire, cioè per me è molto importante sia nella scrittura sia negli incontri con le persone cercare di essere il più possibile trasparente, ma è uno sforzo, no, che uno deve fare, non è così facile, perché per essere trasparenti agli altri bisogna essere in primo luogo trasparenti a se stessi. In tutto questo, appunto, avere un cane, che io ho adottato questo cane dal canile alla fine del 2019, quindi ora sono 3 anni proprio che siamo, che insomma che ce l'abbiamo. Vabbè, io e il mio attuale marito, insomma, lo amiamo tantissimo. E una cosa che ho scoperto, vivendo un po' in simbiosi con questo animale che è stato abbandonato, maltrattato, quindi che ha avuto anche bisogno di riconquistare fiducia e di essere sicuro di non essere lasciato solo, come già gli è successo una volta, è proprio un modo diverso di stare dentro il tempo, oltre che un modo di vivere e comunicare le emozioni che prescinde dalle parole. Ora non so quanti di voi abbiano magari un gatto, un cane, insomma un altro animale con cui vivere questa cosa. Secondo me può essere molto intensa nel momento in cui si sviluppa una relazione, che è una relazione effettivamente affettiva, no? Nel senso che quando tu vivi con un altro animale ci sono dei modi in cui imparate a comunicare, no? Che prescindono per forza di cose dalle parole. Sì, è vero che cani e gatti riconoscono un certo numero di parole, però diciamo, non è che si possono intavolare grandi discorsi, o meglio, si può, però diciamo, la comunicazione che passa è fatta più magari di gesti o di fatti che di discorsi. E questa cosa per me, per esempio, è una cosa molto importante, perché mi costringe ad andare all'osso di alcune questioni, no? Di togliere tutto il superfluo, come diceva prima Elena. Un'altra cosa, appunto, non meno importante legata a questo, è appunto il rapporto con il tempo. Nel senso, vabbè, i cani in particolare hanno questa caratteristica molto affascinante, se vogliamo, che li rende simili a dei filosofi antichi, cioè di non avere il senso del tempo. Cioè il fatto che il cane, non so se appunto avete questa esperienza, però tipo, se io vado giù a buttare la pattumiera e torno, poi mi fa le feste uguali, tali e quali, che se vado via per 3 giorni mi fa le stesse identiche feste. Perché appunto il senso, il cane, come un saggio antico, sta nel presente, no? Il non avere il senso del tempo cosa significa? Significa semplicemente non avere quella cosa che a noi fa venire l'ansia, cioè l'anticipazione continua del futuro. Quindi sì, secondo me, cioè io, come dire, sono, non penso che, cioè, non voglio fare campagna pro adozione di cani, non è che voglio dirvi cosa dovete fare, però mi sento di consigliare, se ci fossero delle persone ansiose in questo pubblico, di considerare l'idea, se non di adottare un cane, magari anche di andare, non so, a fare un po' volontariato in un cani, cioè stare un po' con dei cani o dei gatti, insomma, degli animaletti, può essere di grandissimo aiuto per chi soffre di ansia. Cioè, per me ha fatto veramente un miracolo, ed è una cosa che appunto si studia anche rispetto, per esempio, ai bambini che hanno alcuni disturbi del comportamento, li si fa stare con altri animali, per esempio penso anche alla ipoterapia, cioè, ci sono tantissimi settori in cui vengono studiate queste interazioni con altri animali che servono proprio a creare un altro passaggio e scambio emotivo, e che in questo senso hanno un effetto benefico incredibile. Quindi sì, insomma, io consiglio cani. Cosa? Certo, beh, perché comunque l'ansia appunto è, cioè, se noi fossimo cani, no? Se noi fossimo solo nel presente, non avremmo ansia, perché l'ansia è legata al futuro, no? Cioè l'ansia è un'anticipazione. Eh sì, però non è che lo devi fare adesso, no? Imparare a lasciare lì così e
Esatto. E qui in quei 10 minuti cercare di esserci. E fra l'altro mi leggo a questa considerazione rispetto al fatto che appunto invece il, cioè non so per voi, però per me una fonte incredibile di ansia è appunto il telefono, come forse avrete intuito, cioè io adesso non so quanti messaggi mi saranno arrivati nel tempo in cui sono stata qua sul palco. Saranno sicuramente tanti, anche perché c'è il mio incubo che sono i gruppi WhatsApp, non so qual è la vostra esperienza. A me mette ansia, ma non perché, cioè ovviamente sono contentissima di avere degli amici che mi scrivono, però in me quella cosa lì, il vedere il numerino rosso, mi fa dire come appunto diceva la signora, adesso devo rispondere, devo, e mi proietta sul presente l'ombra di un dovere imminente che molte volte mi rovina il presente. Sarebbe da dire, beh, se non è una cosa urgentissima, cosa succede? Crolla il mondo. Piano piano mi sto educando a farlo. Però non è facile, naturalmente, perché ovviamente se una persona appunto tende molto ad anticipare, no? Queste piccole incombenze poi vanno a finire, non so se capita anche a voi questa sensazione, però io a volte mi sono resa conto che queste piccole incombenze, ma dalla mail appunto al WhatsApp eccetera, vanno a riempire tutti gli interstizi del tempo, per cui a volte, non so, in certi periodi io mi rendo conto che, cioè mi sono resa conto che in certi periodi facevo molta fatica per esempio a leggere, cioè io ho bisogno di leggere, fa parte del mio lavoro, ma fa parte anche della mia inclinazione, del mio modo di, cioè, a me fa bene leggere, sono una persona per cui la lettura è importante. In certi periodi faccio molta fatica perché mi rendo conto che tutti quei 5 minuti qua, 5 minuti là che passo attaccata al telefono mi stanno mangiando magari quell'ora in cui avrei potuto leggere un libro per mio puro piacere, non per lavoro. Ecco, non so se questa cosa capiti anche a voi, però secondo me è una cosa proprio molto, perché rosicchia via, no, proprio tutti degli angolini di tempo. E sì, sta un po' a noi cercare di creare un argine a questa cosa, perché altrimenti può diventare, secondo me, anche un po'... Sì, perché sennò diventa un po' un tormento. Ci sono altre domande? Per me possiamo andare avanti anche tutta la notte, perché mi piace. Io tra l'altro non vedo se ci sono delle mani. Ci puoi accendere le luci in sala così vediamo le persone? Grazie. Ecco, già meglio. Ora vi dovete svegliare. Che spiace. C'è qualche altra domanda? Ben volentieri. Perché il passaggio sulla meraviglia è stato meraviglioso. Grazie. E io frequento la meraviglia perché frequento tantissimo mio figlio. Quanti anni ha? 6 anni e mezzo. E finché non c'è stata la lettura, mi stupiva che avete detto tutti sinonimi della meraviglia, ma non c'era l'accenno sull'infanzia, poi nella lettura c'è stato. E mi interrogo tantissimo su quanto siamo sciocchi a dimenticarci della nostra infanzia, dello stato di meraviglia che abbiamo provato per tantissimi anni e su quanto siamo stupidi da genitori, parlo dei genitori moderni, a censurare volutamente la visione di una meraviglia, lasciando un tempo preziosissimo e banalizzandolo con l'utilizzo di dispositivi in mano ai nostri figli, ma privandoci di conseguenza di un tempo proficuo per farsi una passeggiata nel bosco e assistere alla loro meraviglia
in un certo senso di conseguenza avendo modo di rifrequentarla. Quindi, dato che la meraviglia è l'inizio, no, della filosofia, e il chiedersi, sostanzialmente il dubitare, il porsi delle domande, è l'inizio di un percorso, immagino, credo, io non ho fatto questi studi, non sono antropologa, però immagino dell'Homo sapiens, immagino quanto abbiamo ancora di futuro davanti a noi. Questo mi chiedo spesso nel momento in cui ci priviamo della meraviglia. Sì, grazie per questo intervento, è verissimo, ma infatti appunto il capitolo sulla meraviglia parla molto di infanzia, ma in generale devo dire che tutto il mio libro parla molto di infanzia. Io devo dire, per ora non ho ancora avuto bambini, insomma, chissà, spero, mi piacerebbe, io adoro i bambini, mi piace tantissimo stare con loro, posso solo immaginare quanto deve essere così un'esperienza esaltante quella di avere a che fare appunto giorno dopo giorno con una bambina, un bambino che cresce, no? E che vede le cose, appunto, che le scopre e che gioca, no? Il gioco secondo me è una chiave. È chiaro che noi cresciamo, cioè, vabbè, diciamo, tutte le mie ossessioni letterarie hanno a che fare con il tema della fine dell'infanzia, che io penso che in realtà non dovrebbe finire mai, ma in realtà, appunto, purtroppo, alla prova dei fatti, a un certo punto diventa un po' un regno da cui, se diventiamo un certo tipo di adulti, siamo esiliati, ma se invece riusciamo a mantenere un contatto con l'aspetto bambino del vivere, allora l'infanzia può diventare in qualche modo uno stato permanente, no? Che non significa sfuggire le responsabilità o essere infantili. Io non amo quando sento usare l'aggettivo infantile come un dispregiativo, penso che sia un uso molto stupido, no? Però appunto c'è una libertà, una forza nell'attività principale dell'infanzia, che è il gioco, che dovremmo secondo me tenere sempre assolutamente presente. Io quando faccio dei corsi di scrittura, e la cosa che mi è più difficile fare con le mie alunne e i miei alunni è riuscire a convincerli che quando lavoriamo appunto sui loro testi, loro devono pensare come se stessero giocando. Quando lo capiscono, iniziano a scrivere delle cose molto più belle. Secondo me questa è una cosa molto significativa ed è molto vero che non va dissipato questo patrimonio. Ovviamente, cioè, viviamo in un tempo per tanti versi eccezionale, perché secondo me, per quanto ci siano delle grosse crisi, siamo molto fortunati rispetto ad altre, cioè dobbiamo secondo me anche renderci conto, questo è anche un esercizio epicureo, quello di rendersi conto delle proprie fortune. Però è vero che siamo molto pressati, no? E questo fatto di essere così sotto pressione costante ci può far perdere delle cose molto belle. Quindi appunto trovare il tempo e lasciare spazio nella propria vita al contatto con l'infanzia, col gioco, secondo me è una cosa importantissima, anche se appunto uno potrebbe pensare che sia del tempo perso, no? Non è assolutamente perso. E secondo me quella cosa che lei ha detto è molto vera e molto importante da tenere presente. Grazie. Abbiamo un'ultima domanda, cerchiamo di Buonasera. Stare un po' più concisi così. Ah sì, scusa, poi... sì, sarà... sì. Buonasera. Allora, la mia domanda è sul tabù degli anni 2000, la morte. Io fin da giovane padre sono stato criticato da amici e conoscenti perché portavo i miei figli, dicevo, dai che andiamo a trovare i nonni, e li portavo al Camposanto. E adesso questa paura della morte, che io non ho mai avuto, perché forse sono cresciuto a pane e a lutti, è dovuta a una mancanza di fede, a una paura di... cioè, io ricordo da bambino che in ogni famiglia c'erano dei lutti continui, bambini che morivano per tanti incidenti o per gravidanze andate a male, e invece adesso la vecchiaia è alla portata di tutti. È per quello? È per una mancanza di fede? O è perché ancora è l'ultimo baluardo della nostra debolezza umana? Grazie.
Grazie a lei per questa bellissima domanda. Io credo che nella sua domanda ci siano già le risposte, almeno sono, io sono convinta che le tre cose, che i tre fattori che menziona lei siano forse tutti e tre in gioco in questo, nella costruzione di questo tabù. Il fatto che l'esperienza della morte si sia allontanata dalla nostra esperienza quotidiana, perché appunto per la fortuna che dicevo poco fa ci sono delle, abbiamo delle cure che prima non c'erano, abbiamo dei modi di prevenire appunto tante cose, però ovviamente rimane come... come memento, ma anche come appunto immagine, come sigillo della nostra vulnerabilità, ed è forse l'unica, l'unica debolezza di cui non potremo mai liberarci. Però la morte non è appunto una debolezza, ma è una condizione che è anche la condizione rispetto alla quale noi siamo vivi. Sicuramente anche la, il fatto che le persone siano sempre meno inclini alle religioni tradizionali, ma non per questo meno bisognose di un apporto spirituale anche, o comunque di avere delle risposte o una riflessione comunque critica su quello che può essere qualcosa che va al di là della vita più immanente. Sicuramente anche questo contribuisce tantissimo. E il fatto è che secondo me siamo, sempre di più siamo impreparati ad affrontare proprio l'esperienza del lutto, perché è un'esperienza che viene esorcizzata in tutti i modi, e appunto si tende per esempio appunto a proteggere i bambini proprio dall'idea che esista, quando molte volte, appunto questo è un tema che a me interessa moltissimo, e molte volte mi è capitato appunto di parlare anche con persone che se ne occupano in ambito psicologico, del fatto che comunque molte volte i bambini in realtà accettano e capiscono prima di quanto i genitori penserebbero che c'è una logica nella vita e nella morte, ma invece tenerli protetti da questa evidenza, da questo fenomeno, fa sì che poi crescano senza lo strumento nel momento in cui poi magari si trovano a dover affrontare un'esperienza di lutto, ad avere gli strumenti per farlo. E questa cosa però vale non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. E secondo me appunto la rimozione rapidissima dell'esperienza sconvolgente della prima parte della pandemia, che ci aveva sconvolti così tanto proprio perché non eravamo abituati, penso al momento dei camion militari, quel momento lì è stato rimosso, non se ne parla più, però ha segnato secondo me un grossissimo trauma, proprio perché tentiamo di esorcizzarlo con così tanta forza. Quindi questo secondo me è un tema molto importante oggi. Potrebbe essere una parola controtempo che lanceremo anche più avanti. Grazie per questa domanda. Io, Ilaria, ti ringrazio di cuore di essere stata. Grazie a voi. Grazie. Buonanotte a tutti e alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie a te.